Caravelia, però la tradizione non finisce qui No, ad Orvieto. Ci sono no. tantissimi piatti, ma c'è una cosa che a me piace tantissimo. Io già lo so. Vogliamo dirlo che Subito, la la lumachella Orvietana. lumachella. Cos'è la lumachella? La lumachella è un impasto base, è una sorta di pane, chiamiamolo così, che fa parte del nostro territorio. Alla fine non è altro che un impasto di farina, lievito, poi noi utilizziamo strutto, pepe, pecorino, del prosciutto, anche se oggi per voi ho preparato del lievito naturale, perché insomma se dobbiamo fare le cose genuine fino all'ultimo dobbiamo farle fatte Eh bene, no? certo. Allora, queste sono lumachelle e adesso Le vi vado a prepariamo? preparare. Certo, vi Dai, faccio vedere come si fa. dai, Dai! facci vedere. L'impasto fatto con il lievito naturale, più genuino di così non si può. Allora, un esempio. Questo è il lievito naturale. Il lievito naturale viene fatto con farina, acqua. Certamente deve riposare un po' di giorni. Utilizziamo un lievito che è quello naturale, che è lactobacillus, diverso dal cerevisi, che è appunto per estrazione chimica. Ce lo fai Come vedere vedi? bene, bene, ce Certo, l'ho. guarda che bello! Ah, che meraviglia, E guardate. poi l'odore di fragranza non è un odore acido, sono sincera, è un di fragranza. Velia, senti, però mi incuriosisce. Oltre al lievito naturale, in quella tazzina che hai versato c'era qualcosa di Sì. particolare. Aggiungiamone un altro pochino. Allora, qui abbiamo miele, un po' di zucchero di canna e un pochino di acqua. Semplice. Questo serve perché noi partiamo da un impasto base, no? Che è farina e acqua. E poi a metà strada aggiungeremo il lievito madre che si è venuto a creare da ieri sera. Io Quindi dito. diciamo gli zuccheri, Gli zuccheri lo zucchero aiutano di canna. appunto perché i lieviti, diciamo, si nutrono di zuccheri. Ecco E quindi qua, l'impasto verrà ancora sì, più molto soffice. soffice. Ricordiamo che la lumachella era la colazione del contadino, veniva portata via, appositamente fatta con i ritagli del pane, della pizza. Una volta certamente la pizza era più difficile farla, ma comunque con i ritagli del pane e poi appunto con tutti gli ingredienti Che che avanzavano anche, avanzavano per dalla. esempio i ritagli del Sì, prosciutto o come no, della del pancetta prosciutto. o del guanciale. Nell'impasto c'è anche lo strutto. Loro utilizzavano lo strutto, allora l'olio extravergine non è che ci fosse così tanto e costava moltissimo, perciò utilizzavano anche lo strutto. Allora, l'impasto deve avere una consistenza molto, molto morbida, non troppo dura, perché poi andremo noi ad aggiustare la ricetta. Io sono amante delle consistenze, le consistenze sono importantissime in cucina. Questa è la prima cosa che dice nonna, consistenza e temperatura, specialmente con le paste lievitate. E quindi Ecco qua. questa era i contadini, Sì. la mattina, prima di partire o la sera prima, si facevano la loro lumachella, e se la portavano E se la appresso e portavano rimaneva appresso. bella fragrante per quanto tempo? Bella Allora, morbida. loro utilizzavano il forno a legna, sicuramente le cotture duravano molto più a lungo e aveva anche una settimana. Mi ricordo anche che il pane che loro stessi poi portavano a cuocere al forno a legna del paese, a volte durava anche 20 giorni. Senti, Era. intanto ho visto che hai fatto questa operazione di Sì, aggiungere l'impasto a tutto il lievito al madre. lievito madre. Quindi adesso Ora amalgamerai amalgamo e poi dopo passo, ecco, vedi, qui ci vuole un po' la mano forte. forte, perché il lievito che diciamo di ieri si è solidificato, però nella sua densità è sempre molto, si lavora molto bene. Senti, Velia, ma questa ricetta, che è una ricetta che risale a che epoca più o meno? Beh, XVIII secolo, anche se delle fonti ci dicono che siamo anche al Medioevo che la lumachella venisse fatta. Poi ecco la lumachella, non so se avete fatto caso, questa forma, no? Di lumaca. Eh sì, è proprio tipo chiocciola. Tipo chiozzola. Ed è per questo che si chiama lumachella. Lumachella, sì.
proprio perché è fatta a chiocciola, poi vedremo come la realizzerai per farla venire così a forma di chiocciola. Certo. Ma oggi, Velia, questa ricetta è ancora molto praticata, si utilizza sì. ancora oppure è un po' in disuso? No, è sempre in voga, è un piatto orvietano che viene fatto in quasi tutte le pizzerie, ora diciamo pizzerie, ma anche pasticcerie lo utilizzano tantissimo. E anche a casa, quando ci sono delle cene, quando ci sono delle feste di ritrovo, la lumachella è sempre un piatto che, diciamo, un pane, chiamiamolo così, un pane che non può mai mancare. Ecco qua. Utilizzo solamente un po' di olio per farmi aiutare a far uscire l'impasto, perché adesso lo metterò sulla spianatoia. Allora, il contadino si portava con sé la lumachella, faceva la colazione alle 9 del mattino al bevarino e si prendeva il suo orvieto classico. Senti, fresco. Scusami, il bevarino fa pensare che bevesse. Appunto, bevessero, come no? E qualcosa bevevano. Di fresco, perché questo è un piatto, anche la lumachella è bella saporita, no? Bella saporita, beh, c'è il pepe, c'è il sale, ci sono i formaggi, i salumi. E poi ecco questa crosticina così data appunto dallo strutto, era qualcosa di piacevolissimo, perciò ecco, richiedeva un vino bianco, qualcosa di fresco. Ecco qua, dividiamo allora l'impasto in due, mettiamo il nostro prosciutto tagliato a pezzettini, sì, a cubettini. E si rimpasta dentro. Si rimpasta tranquillamente dentro. Poi si mette anche un po' di parmigiano? Pecorino. Qui abbiamo anche dei pecorini di fossa molto, molto, molto buoni. Pesare anche una. Ecco qua, noi ci ritroviamo ad impastare il tutto. A questo punto, impastato per benino tutto insieme, vengono create delle piccole palline che poi vengono arrotolate, vengono fatte dei piccoli, ecco, le piccole palline così. Facci vedere come si fa la lumachina. Dobbiamo pulire il punto di lavoro. Tra l'altro c'è da dire una cosa importante, Velia, che Orvieto è una delle quattro città italiane fondatrici di una costola di slow food, sì. Città slow, no? Sì, sì. E guarda caso, il simbolo delle città slow è? La lumaca. Perché sì. Va molto lenta, e in beh, questo caso è anche molto buona. È anche molto buona. Beh, questa va gustata lentamente. Quindi si fa? Si fa con... Tipo uno gnocco, diciamo così. Uno gnocco. E si attorciglia su se stesso. E si attorciglia su se stesso. Bene. Poi come va cotta? Va cotta al forno, 180 gradi, per una trentina di minuti, poi dipende ecco dalla grandezza. Qui come vedete le abbiamo fatte più grandi, più piccole, un po' di tutte quante le... Più grande è, più tempo ci vuole, certo, per la cottura. Più tempo ci vuole per la cottura. Inforniamo! Diciamo, ci sarebbe bisogno di un'ulteriore lievitazione, di altri 10-15 minuti. Però in questo caso, usando un lievito naturale, vedrete che... Verranno belle lo stesso. Andiamo! Bellissimo! Belle, lievitate alla perfezione! Bellissimo. Guarda che roba! Colorate a dovere! Splendida. Poi la terza, quella lì che ci dobbiamo mangiare insieme, quella è cresciuta. È quella più gigante è la delle gigante. Altre, quindi ce la mangeremo, ce la divideremo. Ecco, la morbidezza... Scottano. Però diciamo la morbidezza, la fragranza dovuta allo strutto. Eccola qua, ecco la nostra lumachella orvietana. Perfetto!